di per sé non è che automaticamente consente prospettive di lavoro per i singoli, ma certo è quanto è alla fine, un totale di oltre un miliardo di euro, di un miliardo e 200 milioni di lavori, che vuol dire non soltanto una cosa utile per il paese e per la Calabria, ma anche un'occasione importante di lavoro per gli operai di questa infrastruttura, perché come sapete, come è stato più volte fatto notare anche nelle slide che sono girate, l'80% di chi ha lavorato è di questa terra, ed è importante che si possa combattere la piaga della disoccupazione anche attraverso gli investimenti pubblici, perché una certa cultura tecnocratica negli ultimi anni ha fatto bloccare gli investimenti pubblici, non capendo che gli investimenti pubblici vanno fatti bene, vanno fatti con il rispetto delle regole, vanno fatti combattendo l'illegalità e la corruzione, vanno fatti quelli utili e non quelli inutili, ma vanno fatti gli investimenti pubblici, perché un paese che smette di fare investimenti pubblici si sta tagliando le gambe da solo. Questa infrastruttura diventerà non più l'infrastruttura degli sprechi e dei ritardi, ma un'infrastruttura tecnologicamente all'avanguardia, con la banda larga per poter consentire ogni tipo di informazione, e che permetterà una velocità di spostamento, sempre nel rispetto del codice della strada. Bene, saremo di fronte a una rivoluzione per il turismo. Il primo elemento chiave per il turismo, accanto alla qualità dell'accoglienza, è l'accessibilità e la qualità dell'accessibilità. Quando siamo partiti ridevano di noi, quando abbiamo detto finiremo quest'opera nel tempo previsto. Noi abbiamo detto il 22 dicembre noi percorreremo questa infrastruttura da Salerno a Reggio Calabria. Ho già detto a Del Rio che per punizione guido io, lui è preoccupatissimo per questo. Andiamo insieme, la scorta se vuole segue, solo io e te, così chiacchieriamo anche con tutte le nostre vicende aperte. Però in quel momento, il 22 dicembre, noi avremo l'intera infrastruttura pronta senza alcun restringimento. Questo deve essere chiaro, in particolar modo a tutte le amiche e gli amici della stampa internazionale e nazionale che ridevano quel giorno. Il 22 dicembre la Salerno-Reggio Calabria sarà terminata come avevamo promesso, perché l'Italia mantiene i propri impegni. E nessuno può sorridere dell'Italia, si può sorridere in Italia, si può star bene in Italia, si può scherzare in Italia, ma è finito il tempo in cui si ride dell'Italia. L'abbiamo detto a livello dei vertici europei, lo abbiamo detto in tutte le sedi. La Salerno-Reggio Calabria è qualcosa più di un simbolo. Lo è stato l'Expo, quando tanti dicevano non ce la farete mai, e noi ci siamo messi lì, e l'Italia ce l'ha fatta. È stata sulla variante di Valico, che ci dicevano, ah sì, a Natale aprite la variante di Valico, i commenti sui social, di quale anno? E la variante di Valico è stata aperta, come avevamo promesso, mi è anche costata una cravatta perché Zini me l'ha tagliata, perché l'Italia ce l'ha fatta. E quando abbiamo detto della Salerno-Reggio Calabria, hanno indossato lo stesso broncio d'ordinanza e hanno iniziato a dire non ce la faranno mai, non ce la faranno mai. Lasciatevi dire, amici, ringraziandovi per essere qui oggi, l'Italia è molto più grande di chi vorrebbe fermarla. E la Salerno-Reggio Calabria è un simbolo. Ogni giorno ci sarà qualcuno che vi dirà che noi no, non ce la faremo mai. E ogni giorno il nostro compito sarà quello di dimostrare che se tutti insieme lavoriamo nella stessa direzione, se tutti insieme scegliamo, come è stato fatto qui, la strada del coraggio, della legalità, e la strada della fantasia anche nell'andare a individuare alcune soluzioni, beh, alla fine i risultati parlano. Grazie ad ANAS, grazie a CMB, grazie a Ghella, grazie alla Regione Calabria, grazie al Ministro che ha fatto un lavoro straordinario, ma grazie soprattutto a tutte e a tutti voi. L'impegno che noi prendiamo adesso è quello di seguirvi e continuare a rompervi le scatole nei prossimi 5 mesi, 4 mesi che mancano, e di completare definitivamente la fase burocratica della 106, perché l'Italia continui a investire in Calabria e continui a credere che il futuro dell'Italia è strettamente collegato al futuro del Mezzogiorno. Viva la Salerno-Reggio Calabria e viva l'Italia! Dicevano che la Salerno-Reggio Calabria non sarebbe mai stata pronta. Da oggi la Salerno-Reggio Calabria è percorribile tutta con quel restringimento, ma sempre a 4 corsie, sempre a 4 corsie, e dal 22 dicembre, come dimostrerà il ministro Del Rio sorbendosi 4-5 ore di viaggio,
la Salerno-Reggio Calabria sarà definitivamente consegnata nell'elenco delle cose fatte. Poi ci continueremo a investire, continueremo a controllare, a manutenere, a fare quello che va fatto, ma finalmente l'Italia che ce la fa dimostra di essere più forte di quelli che sanno soltanto lamentarsi, di quelli che sanno soltanto dire no, così non va. Noi non siamo quelli che pensano che il paese vada tutto bene, vada raccontato soltanto a colori, ma siamo convinti che anche di fronte ai problemi l'Italia è nelle condizioni di solidarietà, di umanità per affrontare le difficoltà ed è nelle condizioni di superare i limiti. Questo è il punto chiave della stagione che stiamo vivendo. C'è una parte di noi che tutte le mattine si alza e spera che le cose vadano male per fare l'elenco delle cose che sono andate male, per aggiungere un punto al cahier de doléances, per aggiungere un elemento di contestazione. C'è una parte di italiani che pensano, soprattutto tra i politici italiani, che se tutto va male è quasi meglio, almeno possiamo lamentarci. E poi c'è la stragrande maggioranza degli italiani, quelli che mettono la sveglia la mattina presto, quelli che si spaccano la schiena andando a lavorare, quelli che vedono anche le difficoltà che ci sono e che nessuno nega, che però tutte le sante mattine sperano che questo paese vada un po' meglio e per cercare di farlo andare meglio non si limitano a sperare, si tirano sulle maniche, si mettono in gioco e fanno la loro parte per dare una mano. La canna, o meglio la cannabis, non si può legalizzare, questa è una posizione che noi abbiamo sempre sostenuto e che continueremo a sostenere e ci batteremo con forza al fianco anche delle comunità che fanno recupero delle tossicodipendenze, dalle tossicodipendenze che si battono ogni giorno per salvare i nostri ragazzi. Noi diremo di no alla legalizzazione della cannabis, come abbiamo detto di no alla equiparazione del matrimonio tra uomo e donna a quello di persone dello stesso sesso, così come abbiamo detto di no all'adozione bambini da parte di coppie dello stesso sesso, perché il punto è che ogni bambino ha diritto a un papà e una mamma. E tutto questo per dire che noi ci qualifichiamo per le cose che siamo riusciti a realizzare e per quelle che riusciamo a impedire. Nel frattempo, con l'azione e con la regia ministeriale abbiamo ottenuto una equa distribuzione tra le regioni in tutta Italia. L'obiettivo reale è quello di fare sì che in Europa avvenga il ricollocamento equo tra i vari paesi di quelli che sono i rifugiati, i profughi, quelli che scappano da guerre e da persecuzioni, e poi chiudere accordi con i paesi terzi del Mediterraneo e anche con i paesi non solo di partenza ma anche di transito dei migranti, per riuscire a rimpatriare quelli che sono entrati irregolarmente sul territorio nazionale. Un conto sono i profughi, un conto sono gli irregolari. Gli irregolari vanno rimpatriati e sul rimpatrio l'Europa si gioca anche un pezzo del proprio futuro e un pezzo del proprio destino. Dal punto di vista dei numeri, i numeri sono sostanzialmente allineati tra il 2016 e il 2015. La nostra posizione su questo decreto dipende da quello che il governo riuscirà a cogliere anche in funzione di quanto noi abbiamo proposto. Noi vogliamo dimezzamento dei tempi per avere una risoluzione più veloce in modo tale da poter salvare questa industria, che a nostro avviso una dilazione dei tempi porterà sicuramente a una compromissione dell'impresa. Crediamo inoltre che ambiente, impresa e lavoro possano insieme coordinarsi e quindi insieme salvare capra e cavoli, come si suol dire, perché è importante salvare il lavoro ma è importante anche salvare l'ambiente, cosa che se si dilazionano troppo i tempi non si ha né l'uno né l'altro, quindi potrà fare la stessa fine che ha fatto poi la situazione a Bagnoli, la stessa Ilva, per cui questo non lo auspichiamo assolutamente, vogliamo una risoluzione in tempi brevi. Bisogna anche dire così, perché sennò ci spariamo. Il problema è come reagisce l'Italia e è capace il nostro paese di intercettare questa negatività in opportunità. Quindi la politica, abbiamo sentito anche in questo convegno oggi, deve fare le leggi affinché l'università, le industrie, la medicina, insomma i medici, vari settori produttivi possano avvantaggiarsi della Brexit, però insomma che non faccia paura e prematura. La Gran Bretagna in questo momento sta cercando di fare un po' melina, nel senso che vorrebbe partecipare al mercato unico delle merci,
ma non vorrebbe partecipare alla libertà di movimento dei cittadini. Cioè immaginano che per esempio un cittadino italiano per andare in Gran Bretagna deve prendere di nuovo il passaporto, che i ragazzi che fanno l'Erasmus, che vanno a fare la formazione in Gran Bretagna, non possono più farlo. Le due cose non stanno insieme. O stiamo insieme anche in un rapporto diverso, e allora mercato delle merci, ma anche libertà di movimento delle persone, riconoscimento del valore dei titoli di studio che vengono acquisiti negli altri paesi d'Europa, oppure la contrattazione sarà molto dura con gli inglesi. No, io sono profondamente europeista, ma l'Europa non è la demenzialità dei burocrati, l'Europa è quella delle grandi idealità, è quella che è nata dalle tragedie della guerra mondiale, è quella che cerca di costruire le ragioni della pace, della solidarietà fra i popoli, ma anche quella che crea lavoro, che crea sviluppo, che migliora le condizioni di vita della gente. Alla fine la gente aderisce a un progetto politico se immagina di vivere un po' meglio, di lasciare ai propri figli un lavoro, maggiore ricchezza, ma se si deve trovare di fronte sempre a chiacchiere al vento è chiaro che si perde anche fiducia. La cosa preoccupante di quello che sta avvenendo è che siamo davanti semplicemente all'ennesima audizione dei ministri che ci raccontano quello che riportano dai vari incontri di Varsavia per la NATO e gli altri che hanno fatto in questi mesi, ma non c'è mai la volontà reale di avere una proattività in politica estera. Noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle di avere le comunicazioni del governo, quindi Renzi in aula, ma non per il piacere di vedere Renzi, ma per il piacere di presentare le nostre proposte al governo, perché in caso di comunicazioni si possono anche votare. Allora questo Parlamento deve riprendere la sua sovranità, deve far capire al governo che le sue ricette fallimentari ormai da tanti anni non possono più andare avanti, ed è ora che prenda le ricette del Parlamento. Il Movimento 5 Stelle ha una mozione molto articolata che affronta tutti i problemi di politica estera e chiede che il Parlamento quindi in questo caso la Boldrini, la Presidente Boldrini e il Presidente Grasso, si impegnino a calendarizzare queste proposte al più presto, perché il terrorismo non va in vacanza, e ce lo dimostra anche oggi l'ennesimo attentato in Francia. È stucchevole pensare che si possa rinviare il dibattito a settembre perché non c'è spazio in calendario, quando probabilmente questo mercoledì il Parlamento chiuderà sia alla Camera che al Senato per i lavori, e quindi giovedì e venerdì saremo tutti in vacanza. Credo che i cittadini italiani siano abbastanza stanchi di questo e lo dimostrino nella loro rabbia verso quello che vedono, e il Movimento 5 Stelle vuole portare l'attenzione del Parlamento sui temi di politica estera, ma trova un muro di fatto davanti ai presidenti che dicono non c'è spazio in calendario. Oggi qui stiamo semplicemente perdendo 3 ore di tempo perché ascoltiamo le posizioni ma non possiamo argomentare le nostre in modo efficace, abbiamo 5 minuti di intervento a gruppo politico e non si vota nulla soprattutto, quindi di fatto non si otterrà un bel niente di cambiamento reale. E intanto in tutta Europa continuano gli attacchi terroristici e soprattutto in Medio Oriente continua la destabilizzazione di paesi che sono poi anche all'origine degli attentati terroristici che stiamo vivendo. No, meno di come si poteva immaginare, anche se è un segnale che deve preoccuparci profondamente, perché l'Unione Europea così come si presenta non attrae, non entusiasma le giovani generazioni e soprattutto non aiuta a creare lavoro. Noi dobbiamo sconfiggere la posizione della Germania, noi dobbiamo investire, mettere in campo grandi programmi di investimenti pubblici, rilanciare l'economia della trasformazione urbana, delle infrastrutture. Abbiamo la possibilità di rimettere in movimento l'economia, ma in queste condizioni no. Allora io credo che il segnale che viene da Brexit debba essere colto fino in fondo e debba essere tradotto in un grande programma di investimenti che i singoli paesi devono mettere in campo per creare lavoro. E con orgoglio credo ribadiamo quella che è stata la linea del governo italiano in questi mesi, e cioè non solo militare, anche se noi ci siamo sul piano militare, stabilizzazione dei paesi, Iraq, Tunisia, Libano, Giordania, taglio dei finanziamenti a Daesh, sono ridotti del 40% i finanziamenti a Daesh, anche grazie al lavoro di un gruppo che l'Italia guida nella coalizione internazionale. Contrastare la radicalizzazione, se possibile con un concorso più attivo delle nostre comunità islamiche, e investire sul piano sociale e culturale. Certamente uno degli aspetti del dopo Brexit è anche la spinta italiana al rilancio delle politiche europee di difesa, che è uno degli aspetti che io credo nel contesto attuale avrebbe senso portare avanti.
Questo mese abbiamo avuto il vertice NATO di Varsavia, che era stato inizialmente il motivo di convocazione di questa riunione delle commissioni, e abbiamo avuto una lunga sequenza di eventi da Dacca a Nizza, dalla Turchia agli attentati a Beirut e a Mogadiscio, ai fatti in Baviera, a quello che sta succedendo in queste ore, che è successo in queste ore, come sapete, in Normandia, e per il quale di nuovo noi esprimiamo la nostra vicinanza a una Francia che potrebbe essere, anche se ancora le dinamiche di quello che sta succedendo non sono chiarissime, potrebbe essere di nuovo sotto attacco. Sulla Libia stiamo continuando a sostenere il governo e anche un po' a incoraggiarlo ad essere più attivo, aiutandolo a farsi aiutare, si potrebbe dire, e in particolare più attivo nella formazione di questa guardia presidenziale. Oggi l'Italia credo può rivendicare innanzitutto nella crisi siriana di aver seguito negli ultimi anni, non negli ultimi mesi, una linea di grande coerenza. Noi abbiamo sempre detto da anni una cosa, e cioè che non esisteva una soluzione militare, ma era necessaria una soluzione diplomatica, e abbiamo aggiunto nell'ultimo anno, da quando la Russia da settembre è intervenuta nella crisi siriana, che sarebbe stato molto difficile immaginare una transizione della crisi siriana, senza un ruolo costruttivo, senza coinvolgere la Russia in un ruolo costruttivo e positivo. Noi abbiamo lavorato, direi, in questi due anni, il governo italiano, in una direzione molto chiara, e cioè un'alleanza atlantica che non avesse il visore puntato ossessivamente a est, che non facesse propria una narrativa tipica della guerra fredda o addirittura della seconda guerra mondiale, perché per un certo periodo qualcuno aveva scambiato i Sudeti per il Donbass, se vi ricordate, perché ci sembrava che una NATO completamente concentrata su questa impostazione sarebbe in fondo venuta meno al suo grande ruolo di alleanza difensiva all'altezza dei tempi. Sulla minaccia terroristica io direi questo: primo, nessuno può sentirsi immune da questa minaccia, e quindi predisporsi anche a un atteggiamento di saldezza e di coesione nazionale, a mio parere, è molto importante. Con questo decreto, decimo decreto, l'Ilva rischia di chiudere. Andar bene, andremo ad agosto del 2017 solo per sapere a chi eventualmente cedere l'Ilva, ma a agosto del 2017 ormai il paziente sarà morto. Quindi lanciamo un grido d'allarme: il governo decida di fare politica industriale e di considerare l'Ilva asset strategico per il settore manifatturiero italiano. Sì, come Italia dei Valori abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo ribadito quelle idee che abbiamo riportato in una mozione, in cui chiediamo al governo di non buttarli in melina sull'Ilva. Noi chiediamo che quest'ulteriore decreto legge lo sia, perché bene che vada ci vorrà agosto del prossimo anno prima che si sia la fine di tutto il percorso immaginato in questo decreto, e nel frattempo il settore industriale nevralgico, centrale, fondamentale per il rilancio di una politica industriale andrà a morire. Non abbiamo più tempo, il Sud non ha più tempo, perché parlare di Ilva significa anche avere un'idea di che cosa si immagina il governo per il rilancio del Sud. Il nodo della questione Ilva, che con quest'ultimo decreto, secondo noi, è un buttare il pallone in campo, una melina, è un nodo nevralgico anche per il rilancio del Sud, perché l'Ilva è naturalmente presente su tutto il territorio nazionale, ma è fondamentale per il rilancio del Sud e per il rilancio della manifattura a livello nazionale. Questo governo ci deve dire esattamente che cosa e quale idea ha sul rilancio, appunto, della politica industriale.
Naturalmente è una grande impresa con un grande numero di lavoratori, a me pare che stia facendo un lavoro molto importante per cercare di trovare una via che dà una garanzia di futuro, perché il vero problema è questo, cioè immaginare una soluzione che sia sostenibile nel tempo, perché soluzioni di tamponamento che valgono 3 mesi si possono sempre fare per salvare, virgolette, la faccia in quella settimana, ma poi il problema si ripropone. Quindi noi stiamo lavorando ad una soluzione che abbia una sua tenuta e una sua sostenibilità nel tempo. Io credo che il lavoro che si doveva fare si sia fatto.